Professore, potrei avere un bicchiere d'acqua per cortesia? Subito. Come la gradisce? Dal rubinetto? Dal rubinetto. Ah, qui al minerale. E come la posso in gradire? In bottiglia. Allora, e come la posso gradire? La può gradire. Temperatura ambiente, fresca senza essere gelata, sì. O gasata. Addirittura gasata. Questo rubinetto dà le possibilità. E come è possibile che dal rubinetto esca l'acqua gasata? È possibile perché abbiamo sotto il rubinetto fabbricato da Electrolux, ecco questo marchingegno che è in pratica un frigo, diciamo, di dimensioni adatte, sì. Ma non solo frigo ma anche gasificatore. Queste sono le bombole di anidride carbonica che la gasano, quindi senza aggiunte di altri sali di alcun genere. È anche un depuratore, immagino. Ed è un depuratore. Il depuratore è diciamo a scambio ionico. Qui entro un po' nel dettaglio, perché ci sono delle resine all'interno lungo le quali passa l'acqua che trattengono alcuni degli ioni positivi, altri degli ioni negativi, alleggerendola notevolmente del suo residuo fisso, di queste cose, di questi sali che la indurirebbero e porterebbero a qualche problema. Per cui lei ha risolto il problema di portare casse d'acqua? Non si compra più una bottiglia d'acqua. Perfetto. Con questo rubinetto. Allora, credo dire un bicchiere d'acqua gasata. D'acqua gasata, eccola qui. Ed è anche rinfrescata, senza che sia gelata. Ecco. Altra? Io la bevo, però a me io la bevo naturale, ma ottima, fresca. Grazie professore, molto gentile. Il livello di gas andava bene. Ottima, ottima. Perché c'è chi la desidera più leggera. E può essere anche più fredda di così? Anche più fredda, si tratta tutto di regolare. La regolazione avviene da lì però. La regolazione quindi avviene lei l'ha regolata. Sì. Questa manopolina ci dà il grado di freddo, certo. Questa il grado di gas. Siamo intorno. Ma così mi sembra ottima. Siamo intorno alle 3 atmosfere abbondanti di CO2 che ci porta a una. La bombola poi immagino vada cambiata o ricaricata. Sì. No, sì, va cambiata, ma sempre, noi non l'abbiamo ancora cambiata, nonostante abbiamo una di ricambio. Credo che faccia diverse migliaia di litri. Quindi.